Ciao e benvenuti a questo nuovo Vlogmas della casa nuova. Siamo qua nella casa nuova con Max che sta di là. Adesso mangiamo oggi. Facciamo l'albero perché si fa l'albero oggi. È vero, Max? Dove vai? Se ne scappa, vabbè. Comunque, la casa praticamente è in condizioni pietose. La casa nuova, quindi adesso ancora non vi posso far vedere nulla. Non posso fare ancora l'home tour perché ci sono vestiti sparsi, buste, scatoloni, roba veramente incredibile. Quel casino che c'è, e oltre al fatto che non abbiamo tanti mobili. Dice praticamente la cucina non ce l'abbiamo, stiamo baraccati, segniamo dei baracconi. Comunque io ho la mia vestagliettina e adesso per questa giornata casalinga, eccolo qua, facciamo un pranzettino e cuciniamo noi senza cucina. Adesso faccio vedere come tipo campeggio e poi facciamo l'albero che sta qua. Eccolo qua l'albero che abbiamo comprato, avete visto nell'altro vlog. Basta, sono contenta che vi stanno piacendo questi video, modo per condividere il Natale, sono tutta esaltata, felicissima. Ho comprato tante altre decorazioni, adesso vi faccio vedere che ce l'ho qua nelle scatole. Perché praticamente ho preso tante cose al supermercato, poi ho preso cose anche dai cinesi, vi dico la verità, per risparmiare un pochino perché veramente ho speso un casino di soldi, quindi vi farò vedere tutto l'albero decorato e sono troppo felice. La cosa più bella della cucina è questo frigo, è l'unica cosa che abbiamo, che è shabby chic, guardate, è beige, è troppo carino. La prima cosa che ho comprato è il frigo per metterci il mangiare dentro, lo adoro sto frigo. What's in my fridge? Adesso dobbiamo fare gli spaghetti con le telline. Ecco qua, le telline. E praticamente questo qua invece è il dentice che abbiamo preso. Però, oh oh, Houston, abbiamo un problema. Guarda qua, il ruoto è piccolo. Come ce lo mettiamo sto pesciolone qua dentro? Cioè, è enorme, non ci andrà mai. Comunque, questo è il nostro pranzettino. È vero, Max? Tu cosa dici di questo pranzetto? Come non la fai? Ci tagliamo la coda? Ci che va, facciamo? Ecco, ci va? Cioè, ci va? Vabbè, esce tutto fuori, ok, va bene. Esce un po' la coda. Va bene. E il mio fidanzato è tanto bravo, guardate che cucina. I vostri fidanzati sono bravi così. Lui è speciale, lui è shabby chic. È un fidanzato shabby chic. Guarda come mette il prezzemolo nel pesciolino, è vero? Sei bravo, che hai messo? L'aglio e? Prezzemolo. Dobbiamo mettere un po' di limone, un po' di sale, un po' di olio. Tutte queste cose? Yes. Mamma mia! Vabbè, se lo dici tu. E olio bio, ovviamente, lo metti un poco dentro. Un filo però, no? Proprio assai. Non proprio assai, va bene. Ecco qua. Poi un altro po' lo mettiamo a crudo e andiamola a infornare sto bello pesciolino. Ecco qua la nostra cucina, cioè facciamo schifo, siamo proprio baraccati col fornellino perché la cucina l'abbiamo ordinata. Questo è il microonde che mi ha regalato mio padre, è troppo bellissimo, tutto bianco. Questo è un fornellino così arrangiato e questo è un altro fornellino arrangiato e quindi siamo qua come dei baracconi e stiamo aspettando che ci arriva la cucina che abbiamo ordinato. Quanto metto? 20? A 200 gradi, no, più poco. Vabbè, facciamolo un po' riscaldare, questo non è tanto potente. E comunque vi dicevo, praticamente abbiamo ordinato la cucina, qua ci sono tutte le cosine, guardate che bello questo, un grappoletto di peperoncini che ho appeso io, è troppo bello, guarda Max, lo ho appeso vicino ai fili della corrente, sono troppo intelligente, gli ho detto tu per appendersi i peperoncini stavi rischiando di morire. Comunque sono i peperoncini che mi ha dato mio papà, sono troppo belli e quindi stiamo aspettando sta cucina che arriverà. Forse speriamo prima di Natale e quindi potremo fare il pranzo di Natale qua, vi farò vedere con la mia famiglia. Comunque la mia vestaglietta è troppo figa. L'ho comprata, e l'ho comprata da Yamamai. Sono troppo contenta di questa vestaglietta, è di paglia, super calda. E poi qua sono tutte le cosine, vedete? Anche l'ananas, troppo bello. Praticamente
sto barraccata, però ovviamente non mancano tutte le mie spezzettine, noce moscata, tutte le cose, il peperoncino, la curcuma, la cannella, tutte le spezie. E poi ho preso, qua c'è lo zucchero di canna integrale, poi ho preso ieri la ananas, una meravigliosa ananas che adesso dopo Max mi taglierà e io mi papperò tutta, è vero? Qua ci sono altre cose, cioè guardate, stiamo messi proprio male, qua c'è un po' di spesa che abbiamo comprato, ieri abbiamo preso questa pasta di cicco integrale ed è nuova, è una novità. Un mobilettino che ha fatto mia mamma, l'ha pittato lei, l'ha fatto shabby chic, guardate, l'ha grattato lei, beh, poi vi farò vedere tutte queste cose, ve le farò vedere in un tour, vi farò vedere tutti questi pezzi della mia casa, adesso fa schifo. Ah, le chiline sono pronte, bravo Max, ha messo peperoncino, prezzemolo, aglio e già possiamo mangiare, che fame. Allora, quali buttiamo? Io dico questi qua, integrali, lui dice questi, io Questi non ce la faccio. normali, no integrali. Ma perché integrali sono normali? Fammi No, capire. con le telline, almeno la domenica, fammi sapere. Ma no, non ce la faccio. Che a lui non piace la pasta, cioè, ovvero, lui piace la pasta integrale, però ogni No, non tanto. piace, No, non... se la mangia. Però ogni tanto pure io mangio anche quella alla normale. Quindi oggi faremo questi qua per la gioia di Max. Va bene, Max? Ok, questa è la convivenza. Wow, sto preparando un pranzetto con gli occhi per te, amore mio. Amore, amore sciabuscì. Guarda come si cuociono belli questi spaghetti. Dopo li butto qua dentro. E li giro nel sughettino, vengono troppo speciali. Questo è semplice, però li ho fatti tutti insieme. Ho fatto, Con no, tu le l'hai fatto telline, a tutte le dire. parti. E sono buonissimi. Adesso vi facciamo vedere, cioè, Sì. vedere come vengono buoni. Non si può dire. Ma questa pasta non si cuoce Da poco, mai, 11 minuti, hai visto quando l'hai messa? Oh, che tavola romantica, già con i tovaglioli natalizi. Guardate che bella padellona. Buon Buon appetito, appetito. amore. Allora, ora facciamo una scommessa, vero Max? Già hai messo. Allora, la scommessa io dico che praticamente il vino bianco o il rosso hanno più o meno lo stesso sapore, soltanto che cambia il colore. Pensate che scommessa possa Allora fare. lui mo praticamente io qua c'ho il vino rosso e bianco, mo lo metto qua dentro un po' e un po' e tu devi indovinare, già abbiamo fatto la Già scommessa. hai messo, no? Vediamo se indovini, chiudi gli occhi, Già hai messo, a me sembra chiudi. una benda, chiudi, posso pure Va esultare bene, sotto lascialo così. dietro la benda. Ecco qua, ti vendo con questa la fascia della la cinta della vesta. La fascia della salute. Vieni. Però tu chiudi gli occhi. Vabbè, ma non ho bisogno di chiudere gli occhi, Sì. di barare, già ho vinto proprio. Secondo me perdi. Già ho vinto, non ho Allora, abbiamo bisogno di barare. scommesso. Io ho scommesso una settimana di sudditanza. Cioè, praticamente una settimana devi fare tutto quello che dico io. Sei super fashion così. Lo metto il vino. State vedendo? Poco. Guardate. Avete visto? Non Voi barare tu però che io ti solo dico sapete la verità. che è bianco e tu dici no, non è vero. Sei pronto? Io sì. Ok. Allora, assaggia prima questo. Chiudi gli Le occhi. tengo chiuse. Dai, assaggia. Troppo facile. Che cos'è? Rosso. Non lo so. Come non lo Chiudi so? gli Ho occhi. vinto già. No, chiudi gli occhi, adesso Vittoria. non lo sappiamo. Sì. Vai, tieni. Rosso. Come rosso? Hai sbagliato e No. deciditi qual è il rosso e qual è il bianco. Ho vinto. No!
che avevo messo un po' di rosso dentro al bianco e questo era tutto rosso. Hai perso, dovevi dire rosso e bianco, no, scusa, hai perso, ti ho fregato e ci ho vinto. No, jingle bell, jingle bell, jingle bell rock, siamo pronti per fare la bella jingle bell rock. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock, jingle bell rock, jingle bell rock. Oh, che bello tutto bianco e nevato. E che è uscito solo piccolino così? Una torsa. Quante belle cosine, c'è anche il guantino, tante palline e perolini. Ma che stai facendo? Oh, che bello. Questo albero è troppo bianco, non si vedono bene, no, tutte le palline. A me piace tutto bianco. Per quelle due stelle rosse che ho comprato. Io le vorrei togliere quelle là. No. Sembra l'albero dell'ospedale. No, è bellissimo. Sì. Soltanto che io volevo fare, volevo mettere le luci bianco caldo, non bianco azzurro, bianco tipo gialline. Ma adesso me le vado a comprare perché mi piacciono di più. No, ma anche gialline, come le voglio? Mm. E poi queste stelle rosse le devo togliere, voglio farlo tutto no, bianco. Comunque è bello, è bellissimo, è bellissimo. Comunque vi volevo far vedere le cose che ho messo sopra. Tutte queste cose così, più belle, le ho comprate al supermercato. Queste qua, queste, questo qua alberello, tutto brillantini, questa qua. Poi quell'altra, questa ho preso qualcuna che ho pagato veramente molto, vi ho detto già, questa qua e questa qua, e anche queste palle qua le ho pagate molto, tipo queste qua 6 tipo 12 euro e queste qua ognuno tipo un paio di euro a pezzi più o meno, e però piacevano tanto. Invece poi tutte queste qua così le ho prese da cinesi, non le ho pagate proprio niente, perché sennò veramente ci volevano tantissimi soldi per riempire tutto. E queste le ho prese da cinesi, le ho pagate pochissime il pacco, e anche queste qua argentate dai cinesi le ho pagate pochissimo. I fiori, uno bianco e due rossi, questi qua. Poi questi piccolini che dobbiamo finire di mettere, ce ne sono qualcun altro, i cuoricini che se ne sono rotti tre, sono così a terra, si sono spaccati. Poi che altro ho messo? Ah, poi questo qua, queste anche le ho prese dai cinesi, la stella e che ha il guantino troppo troppo carino, il cuoricino, a me piacciono tanto, tipo queste qua. Secondo me è abbastanza pieno, ci vuole qualcos'altro, non lo so. Cosa di rosso? No, le luci come sono? Vi piacciono? Forse era meglio metterle bianco caldo tipo gialline? No, no. O vanno bene come dice lui, bianco freddo, azzurrine? Non lo so, sono indecisa. Comunque è troppo bello questo albero, mi piace tanto, è proprio come lo volevo quasi. Forse ci vuole qualche altra cosa, però è un po' vuoto. Io queste stelle rosse le voglio togliere, non mi piacciono. Oh, fa... E poi qua ci vuole il pennacchio. Di che colore lo mettiamo il pennacchio? Bianco? Bianco! Vabbè ragazzi, spero tanto che quest'altro vlogmas vi sia piaciuto. Condividere assieme a noi questo momento dell'albero di Natale molto emozionante, il nostro primo albero della nostra prima casa. Vi mando un bacio grande, fatemi sapere nei commenti le vostre opinioni sull'albero, poi in generale datevi dei consigliucci. E vi mando tanti baci, ci vediamo al prossimo vlogmas. Ciao!